Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Che cos'è? Allora, dobbiamo andare al traffico, poi rientriamo. C'è un De Luca spettacolare, come sempre Vincenzo De Luca, e poi altri temi. State con noi. Il primo premio va al traffico, con il pelo lungo e le corna belle. I tedeschi. Vabbè, quindi 2-1 per l'Italia, secondo Carla Rocchi, mentre Massimo De Manzoni dice passa la Germania ai noi. Vabbè, che dobbiamo dire? Intanto vi saluto, vi abbraccio, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sì, chissà se la polemica è chiusa. Siamo invece all'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da Mani sul volante se siete alla guida. E come sempre, oggetti contundenti da appoggiare, soprattutto i rasoi se vi state facendo la barba, cari ascoltatori. La storia è di Alessandro Gonzato su Libero. Il finto profugo fa ricorso, ce lo teniamo fino al 2020. Succede a un nigeriano che è sbarcato a Lampedusa, si è visto negare l'asilo. Ha fatto la domanda come è legittimo, come è giusto per ottenere l'asilo per status di rifugiato. Ma è stata negata la domanda, lui si è opposto, la legge consente anche tutto questo e gli consente di restare in Italia fino al verdetto, tutto giusto, tutto corretto, in una giustizia che funzioni. Questo verdetto quanto ci vorrà? 2 mesi? 3 mesi? Nel frattempo stia in Italia? 4 mesi? 5 mesi? 6 mesi? Il giudice ha fissato l'udienza il 30 gennaio 2020. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il Giaccherini dell'informazione. Ma il Giaccherini, insomma, mi sa un non so che di già sentito. Comunque, staremo a vedere. La politica non è finita, ma prima devo dare il benvenuto a Mauro Meazza con una grande sorpresa. Mauro, buongiorno. Tu non la conosci questa sorpresa? Eccola qua. Mauro, come stai? Buongiorno. Bene, allora, grazie. Sono un po' preoccupato. Buongiorno. Abbiamo la prova provata della fede nerazzurra del vostro nuovo presidente. Sai che è il vostro nuovo presidente? Sai come si chiama? Vediamo se il vostro nuovo patron. Come si chiama? In questo momento non me lo ricordo. Zhang Jingdong, patron di Suning. Ti ringrazio, adesso me lo segno. Attenzione, ascolta qui, Mauro. Sì. Perché ha detto, beh, cosa può dire? Forza Inter, cioè questa è proprio no, la cosa. Sì. Ecco, senti qua la prova, senti bene, Forza Inter. No, scusate, aspetta. No, non è chiarissimo. Ha tossito. Audio. Ha tossito, no. Sentiamolo bene. Allora, dice Forza Inter. Ecco, no, non Forza India, non hai comprato l'India, aspetta, risentiamolo per la terza volta. Vorrei precisare che vorrei chiedere a Peter Descapé. C'è da studiare un attimo per Zhang Jingdong. Che se tu sei Giaccherini, non so se Descapé è Conte, allora sì, a questo punto, visto che è stata la panchina. Se tiene proprio questa parte in cui tu dici tre volte sì, Forza Inter. Faccia Inda. Veniamo a cose più serie. Veniamo a cose più serie. Sì. E perché capisco che è venerdì, incombe il fine settimana, le mie lunedì, però ci sono comunque delle cose importanti da segnalare dal Sole 24 Ore. Ad esempio, il fatto che per il 770, caro Alessandro, mentre tutti balocchi con questi audio di dubbio gusto,
Per il 7,70 si profila, ma manca la conferma, una proroga al 22 di agosto, dal 1 di agosto che è la data. Tu dici, e a me e a te niente, ma a tanti invece interessa. Poi abbiamo, come sempre, in queste occasioni di cambio di mese, i tassi del credito agevolato, sempre su norme e tributi, ma la storia più bella che ti voglio raccontare è che da oggi, diciamo, la giustizia amministrativa doveva passare alla telematica. C'erano state già tre proroghe, quindi tutto sembrava definito, e invece no. Aspettiamo no. altri sei mesi. Non corriamo. Fondo, ne parliamo solo dal 2001. Chi va piano va sano e va lontano. E soprattutto va con il cartaceo e non sì. con la telematica. Ma la storia è ben illustrata, è ben riassunta, per così dire, da Antonello Cherchi nelle pagine, indovina un po'? Di norme e tributi? Oh, bravo. Vedo che nonostante tu sia distratto da questioni tutt'altro che rilevanti, però ancora sai dove devi andare a cercare le cose importanti. Ti segnalo naturalmente, come sempre, la guida alla Brexit, al post-Brexit, sì. anche oggi quattro pagine, e non solo le quattro pagine, perché poi nelle pagine iniziali naturalmente altre considerazioni sull'andamento dei mercati e anche questa possibilità che la Bank of England tagli i tassi per sostenere l'economia e gli scossoni appunto per l'economia britannica dopo Brexit. Infine, tanto per così reagire a questa, sei riuscito a mettermi di malumore con questo audio continuo, ecco, allora guarda, leggiti tranquillamente, con serenità, la prima pagina della parte di imprese e territori, dove ti si spiega che non solo i consumi non ripartono, ma sono pure in aumento le bollette della luce e del gas. Oh. Così. E abbiamo per questa bella notizia. Buon lavoro a tutti. E buon lavoro a tutti. Buona domenica. Prima di buona domenica, risentiamolo un attimo. Presidente, ricordiamo, Jan Zindong, presidente di Suning e dell'Inter. Signor Presidente, senti un po'. Ecco, allora così abbiamo tutti, adesso non interisti, abbiamo la corretta pronuncia della squadra per il nostro 1,2 miliardi, 300 milioni, sì. non saprei più, di nuovi tifosi. Benissimo. Capisco che tu sei invidioso, visto che ci arriviamo anche noi tra poco, stai tranquillo, ci arriviamo anche noi. Abbiamo cercato questo closing che non arriva mai. Vedremo se questo fine settimana sarà, come dici tu sempre, decisivo. Decisivo, bravo. Oh, e allora, traffico! Intel! Anche l'Intel! Scuola cinese, milanese, dell'informazione! Va bene. Basta, promettiamo più. Basta, questo tormentone almeno per tre giorni ve lo risparmiamo. Va bene, che poi dopo veniamo a noia. Allora, dicevo, di politica non è finito. C'è tutto il dibattito sulla legge elettorale, sull'Italicum. Questo scrivono almeno i giornali. I 5 Stelle blindano l'odiato Italicum, e anche per Repubblica retromarcia Movimento 5 Stelle la legge elettorale, ok, cioè sull'Italicum c'è tutto un dibattito, la si vuol cambiare, non la si vuol cambiare, vabbè, non è uno di quegli argomenti, come dico sempre, che è principe nel dibattito, secondo me, delle famiglie italiane, ma certo c'è molto di questa vicenda. C'è anche molto di che cosa? Dell'attenzione verso le giunte a targa Movimento 5 Stelle, Roma e Torino soprattutto. I giornali raccontano, guardate qui Repubblica, guerra grillina tra correnti, bloccata la giunta Raggi, questo su Repubblica, Mauro Favale. La raccolta dei rifiuti non supera il 30%, il che in una città dove proprio in quei giorni la pressione dei visitatori si avverte di più non è certo un bel viatico. Cioè si dovrebbero raccogliere effettivamente ai giorni di festa di più i rifiuti rispetto ai giorni normali, visto che ci sono più turisti a Roma. Questo in un paese normale che funziona secondo una logica, ma invece non succede così. Allora, tra l'altro, stando a Roma, c'è questa notizia che viene data dal Messaggero, che, per carità, è sempre brutto parlare di accuse e poi mettere in pagina le persone e poi chissà se le accuse sono vere.
Ma Massimo Converso, che è presidente dell'opera Nomadi, racconta Il Messaggero con Valentina Errante e Sara Menafra, deve rispondere ora a accuse gravissime: truffa e violenza sessuale, truffa aggravata, peculato, frode aggravata nelle pubbliche forniture, violenza sessuale. Gli uomini dei Carabinieri hanno avviato verifiche su presunti contatti tra lui, che appunto è a capo di questa opera Nomadi, cioè che si batte per i diritti dei Rom, e diverse minorenni che sarebbero state avvicinate dal leader della cooperazione, con decine di telefonate nel corso delle quali Converso si lascia andare a commenti ambigui con le donne che lavoravano con lui e che in alcuni casi erano con pochi soldi in tasca e facevano fatica a dire no al presidente dell'associazione che le rappresenta e le tutela. E le dovrebbe, almeno bisogna usare il condizionale a questo punto. Comunque, truffa e violenza sessuale, bufera sull'opera Nomadi, questo è il titolo di pagina 17 del Messaggero. Attenzione, il Corriere dice che la Apple sta mettendo a punto una tecnologia per bloccare gli smartphone quando vanno negli stadi a fare foto e filmati ai concerti. Peter Bescapè ha fatto dei due occhi, come dire, sono rovinato. No, 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 si scherza. Un sistema sui telefonini blocca i video ai concerti e Apple fa felici i cantanti che dicono ci sono i diritti, non è che potete riprendere il concerto e poi metterlo, che ne so, su YouTube o su Facebook, eccetera. Comunque, invece siamo in diretta su Facebook in questo momento e nel mio profilo pubblico per la carta costa l'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina sull'amore che è un format sul Corriere della Sera, spopolano i reality che raccontano i rapporti di coppia. Ma chi se ne frega!